sono Michilam, io Race Gaiden, e oggi abbiamo una doppia unbox, super neon box, sì, double, perché abbiamo avuto sia dei ritardi e sia varie problematiche per quanto riguarda i video. Quindi qui sul nostro tavolone abbiamo neon box di dicembre, bella col pacchettino, e neon box di gennaio. Allora, nella neon box di dicembre all'interno abbiamo Fairy Tail, Maitress Up Darling, Marshall e abbiamo Jujutsu Kaisen. Esatto. Invece in quest'altra abbiamo sempre Fairy Tail. Esatto. Pokémon. Poi abbiamo Spy Family e poi anche una novità, Zombie 100, che io non so se la state vedendo la serie, ma è molto molto bella. Pronostico, secondo me, di quella di dicembre la figure sarà Fairy Tail. Per me, Maitress Up Darling. Invece su quella di gennaio, Spy Family per me. Sì, anche se non amo. Ok, quindi... Non deve essere d'accordo, però. Vediamo. Anche se Spy Family c'è stato varie volte, tra cui anche questa qui dietro della piccola Anya con Bond. E allora, per gennaio, via. Siamo di quasi spacchettato. Febbraio... Per la bella. Me, forse Attack of Titan. Sì, ci sta. Vediamo. Tipo ci sta Totoro, ci sta. Poi che c'era anche. Allora, OT Totoro, Delicious in Dungeon. Ah, sì. Sì, il gatto quello bianco. Totoro quello era. Totoro, okay. Sì, piccolino. Carino. Allora, quindi andiamo ad aprire dicembre. Vediamo cosa. Spero che non ci siano altri peluche. Sì. E roba almacia, che di solito c'è sempre roba almacia. I dolcetti almacia. Oh, almacia oppure quella marmellata di azuki? Sì, però cambiassero un po' di più. Oh, poi quelli... è pieno di dolce. Quelli diciamo che si conservano meglio, però. Andiamo. Allora, abbiamo una. E due, tu non guardare. È impossibile non vedere stavolta. Allora, questo il foglietto è molto piccolo. Non è felice. Quindi, costume party. E andiamo a vedere. Cosa che hai vinto tu, forse? Allora, andiamo a vedere qua che cosa abbiamo. No, ecco quello, prendi quello. Anch'io, aspetta. Allora, qua troviamo sempre il nostro fantastico codice con i 1000 yen da spendere. Su Yatta Japan, dove troverete tante figure scontate. Poi qui abbiamo il riassuntone Vivian. Con tutti i prodotti per vedere che cos'è. Mettilo qua perché la cosa storica di solito tocchiamo. Oddio! Guardate, è un face plate. No, righello. Ah, no, queste sono un display tecnico di Fairy Tail. Fairy Tail, quindi hai toppato. La prima cosa mi è cascata all'occhio. Versione natalizia. Carini loro due, eh. Vabbè. Anche se sono sempre stati shippati insieme. No, c'è la diciamo. La ship, dici? La ship, sì. Che sarà lei questo coso? Jujutsu! Ma che? Una borsetta intera. Borsetta intera. Vediamo un po'. C'è un lato dove aprirla senza devi aprirla poi tagliarla. No. C'è sempre un lato dove si può aprire. C'è sempre. I dolcetti sembrano interessanti, certo. Sembra. Niente, lui spulcia, ormai ci spoilera tutto. No, non ho ancora spoilerato niente, però sa che occhio e croce. Mini pochette. Ma adesso darling. È molto mini. Ma da bagno? No, questa è tipo quelle da trucco. Un bagno, c'è un teatro. So già cosa metterci. Dragonisti. Il rasoio. Il rasoio elettrico. Pochettina, te ci vedi a te andare in giro con la. Sì, per caso. Ci metto il rasoio elettrico. Cioè. Ok, vai, prossimo a te. A destra, vado su. Vai. Cos'è? Sena Yagi! Sono più di uno. Itarayaki! Più di uno. Come più di uno?
No, no, passa all'arma. Come vedi o no? Passa all'arma. Così non ce ne apriamo, ci rimangiamo. Vai, apri. Ho preso il cibo. No! No! Mascia le fesuccia! Oddio, come si chiama il rosso? Mannaggia! Sono il nome di disastro! Oddio, no, lui è simpaticissimo! Non so se ve la state vedendo, Mashal, ma è bellissimo! Mashal Malded! E lui è un personaggio che è molto particolare, se non vi dico, non vi faccio spoiler! Ma vi faccio un esempio, se avete mai visto Yu Yu degli Steppi, cioè lui è la versione del biondo molto similare, quindi molto rozzo, cacciarone, molto assaggio, ragazzi, no. Assaggio, no. Che bello! Non è doppio il singolo? E io? Aspetta. Niente, lui fa stavolta, da solo. Stavolta sono molto contento di assaggiare un dolce della mia unbox. Che cazzo lo sto distruggendo? Un po' che capace di dolci ormai. Fatto prima io! Sei inculato! Vai! Ho recuperato! Vai! E mi sono un po' rovinato! E già mozzicato! Non mi danno tu che! Questi sono miei! No, miei! Non altra tanto! Buoni! Vai, vai! Porca miseria! Provati! Questo è un oggetto tradizionale! Questo! Ma sai cos'è? Sì! No! Questo qui è una decorazione che mettono a Natale in Giappone. Loro principalmente lo mettono o fuori dalla porta e di casa, tipo come le nostre carte ghirlande, oppure lo mettono sull'albero. Non è molto bello. Guardalo te, come si chiama? Ma non mi ricordo. Vedi, infatti c'è pure il gancetto. Traditional New Year Ornament, quindi per il nuovo anno. Sì, questo va messo sulla porta di casa, all'entrata, o lo mettono sull'albero. Però questo, vedi, c'è anche il gancetto. Guarda, lo mettono sulla porta di casa. Tu muori, raga. Molto carino questo qua. Noi, vabbè, neanche l'albero abbiamo fatto, quindi non ci piace tantissimo. Natale. Ma tu morirai la figura. L'ho appena vista la figura e la devo tirare per forza fuori perché c'è un'altra cosa sotto che è incastrata. Sì. Allora, la figura vi dico subito che ho vinto io. A mani basse, ho vinto io. Un tappetino, altro un tappetino. Che porca di quella miseriaccia è My Dress Up Darling ed è bellissima. Anche senza aprirla. Che vedo la cosa, cavolo. Sì, però aspetta un attimo. Mio Dio! È un tappetino come quello che è arrivato qualche mese fa di Jujutsu Kaisen. Questo potrebbe risultare molto carino. Il tappetino di Jujutsu. Ah, quindi due cose di Jujutsu. No, una. Due? Sì, sì, sì. Tappetino e borsetta. Questo è il classico tappetino da mettere fuori dalla doccia. Sì, come quello di Chainsaw Man che ci è arrivato già dalla Neon Box. L'arancione. Chainsaw Man, sì, sì. Chainsaw Man. Questi sono molto carini. Allora, vai, questo lo mettiamo di qua. Cioè, adesso è il momento di aprire questa, cavolo. Allora, taglierina da me. Ma hai intenzione di finirli tutti? Sì, sto giro. Non è faccia. Ok, due contento. Buoni, questo è doppio, ma questo mi chiama. No. Sono armata e pericolosa, stai attento. Ma faccio così, dai. Ecco. Apriamola. Oddio, io l'adoro lei a Merlin. Perché mi si apre così? Mannaggia il pesce. Merlin l'adoro. Oh mio Dio, mo. Vedi se sto male io. Voglio è bellissima. È bello. Guarda. È bellissima. In tutto ciò si vedono le mutandine nere. Guardala. Ma che c'è sotto? Questa è la catena che lei c'ha addosso sul collare. È bellissima. È bellissima, cavolo. Fatta veramente bene. Senti pure qua sui piedi. Mi ripiego. Sì. Qua c'ha
il progetto del vestito? Guarda, ma che c'è dettaglio sotto? Amore, cioè anche il progetto del vestito. C'è il progetto del vestito e il mega cuscinone dove lei si appoggia. Io volevo toglierla così. Invece no. Ma è un passino. Questa è la c'è la forma. Sì, sì. Uno che stavo dando addosso. Qui c'è la base dove va lei. Aspetta, dove cavolo? Aspetta. Ok, messa per così. Veramente. Aspetta, e mo troviamo il punto. Vuoi che ci provo io a trovarlo? No, deve stare dentro, non fuori. Sì, ma guarda come sta la posa. Eccola, trovata. Trovata. Mazza che bella che è. Così. E con questo messo qua. Anche questo masterpiece. Che... non lo conosco. Eccola qui. La Square Enix, eh? No, questa è... è bellissima. No, della Titan. È una serie della Titan. C'è anche un veramente veramente stupenda. Questa andrà esposta, però comunque lui è la carinissimo prossima? Speravo in Marshall, speravo, però è carino anche lui, è simpatico. Ecco, sono veramente tutti carini. Io quelli che preferisco sono Marshall e quell'altro, quello che aveva i blu, quello ossessionato dalla sorella. Il pedofilo, come viene chiamato? Sì, Marshall dice: oh, sono un pedofilo perché c'ha le foto della sorella. Non è che mai veniamo bannati per questa parola, no? No, 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 ce l'ha sulla catinina la foto della sorellina e lui lo scambia. Mettila sopra la scatola. Allora, no, vabbè, no, penso che... no, no, vabbè, lasciamo. Mi ha stupito così. Comunque sì. Deve essere una collaborazione Aniplex Taito. O Taito, molto, ma io so che si pronuncia Taito, ma non si sa mai. Comunque, vediamo che altre possibilità c'erano. Sì, infatti. Ah! La borzetta ci ha detto fortuna che è Jujutsu, perché poteva capitare anche Kimetsu no Yaiba. Poteva capitare. Esatto, poi il tappetino poteva anche capitare un'altra foto con il protagonista e sì, ci poteva essere anche Marshall, peccato. Però per il resto le cose sono giuste. Il mio armamentario di peluche appesi in macchina sta aumentando. Sì, tanti peluche. Voto questa? Allora, questa mi è piaciuta veramente, veramente tanto. E anche come valore della alla fine della new box ci sta. Qualche miseria, perché solo quella, come minimo a 49 euro non la trovi tranquillamente. Ma pure esce, sì, 55 no, pure. Sì, 50. Sì, sì, perché abbiamo visto comunque altre figure che... stanno aumentando un po' tutto. Come materiale sono inferiori, costare veramente a prezzi folli. Poi giustamente abbiamo i dolcetti, l'ornamento... Perché e poi... non si così lontani? Perché basta, non li devi mangiare. Adesso ci sono i prossimi. E poi il tappetino, cioè già col tappetino, quello e era figure, sono i due oggetti più costosi e poi a seguire viene messo... Ma un peluche come quello viene una decina d'euro. Sì, sì. 10 euro, cioè, sì, 40, sì. Cioè anche per assurdo, 40 momento... euro, altri 12 euro, siamo lì già ben oltre... Sì, però comunque per il momento confermo che il valore comunque della Neon Box ci sta tutto, e anzi... tante volte supera il valore di quello che uno la paga. E adesso l'amuri gennaio diciamo se è rilevato. No, apri tu, vediamo. Ora sì, faccio io le incisioni, anche se qua poverina è stata mozzicata dalla vita. Ma quindi ricordiamo cosa c'è in quella di gennaio. Fairy Tail, Pokémon, Spy Family, no,
Totoro sta in quella di febbraio insieme a Delicious in Dungeon. La vediamo. Non si vede niente. La mettiamo per così. Lucky New Year. Anno fortunato. Anno fortunato. Figure di 100% zombie? No. Quasi sicuramente com'era Spy Family. Io figure. Spy Family ho detto. Io sono bellissima. Oh mio Dio! Sembra bellissima. Zombie 100. Zombie 100. Che cazzo? Dio Cristo. Ma che? Non lo so, non guardare. Zombie 100. Dio, che cos'è? Non ma... Ah, è una borsa. Cioè, è una... di tablet. Sì, tipo porta tablet. Di Zombie 100. Bellissima. Anche porta documenti più che porta tablet. No, porta tablet. Sì, ma tanti la usano anche per i documenti, la usano. Ma stranamente non ho visto. Ho visto i 1000 yen. Saranno sotto? Probabile. Vabbè, ormai. Tu hai anche il libricino presentativo de. Lo metto qui, eh? Sì, ma manca anche il dei piani di presentazione. Siamo cascati di dentro. Boh. Vabbè. Sì, sta qua, sta qui a sinistra. Oh! Ma che cos'è? Che carino! Questo è l'orsetto quello. Questa è buona la plastica. Sì, questo è l'orsetto famoso. È praticamente un orsetto famoso in Giappone. Che sponsorizza anche che era la Docomo? Sponsorizza? Docomo è quella. È come la team, la compagnia la telefonica. È molto carino. C'è anche, mi sembra, una piccola serie. C'è questo orsacchiotto qua. È molto famoso questo qui. Si vede spesso. Questa che roba è? Oh mio Dio! Ma c'è roba dei Pokémon ovunque! Ma questo ci è già capitato! Il bonus! Ma c'era già capitato l'astuccio di Pikachu, sai? No, c'era capitato quello di plastica. Questo è similare. È rigido. Questo è similare. Questo è il bonus fedeltà. Perché ovviamente abbiamo fatto l'abbonamento quello con più mesi e scontato. Altro oggettino Pokémon. Inutile. Questo che cos'è? Aspetta, vabbè, sono curiosa. Ah, eccoli i nostri fantastici 1000 yen. Non ho capito. E che... il Debian. Ma che cos'è? Ma non ho capito. Ah, ma ho capito forse che cos'è questo coso. Ah, allora, avete visto che nei negozi sportivi. Via questo coso. Nei negozi sportivi vendono quelle sacchettine riscaldanti quando le spacchi. Sei? Sì. Mi sa forse questo è un porta quella sacchettina. Che vedi come si apre? Si apre in questa maniera, quindi è tipo per rivestire tipo cuscinetto, vedi? Con picca 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 picca. Così tu lo metti in tasca e ti riscalda la taschina. Pokémon. Allora, e questo qua. Qui c'è riassuntazzo. Anche se la Mega Neon Box ci serve stata in Android con le proposte. Cosa abbiamo? Un altro? Ormai ho visto. Questo Tokyo Revengers. Non c'era nell'anteprima, mi sembra. Tokyo Revengers. No, assolutamente. Questa è un'altra cosa in più che abbiamo trovato. Dolcetti! Oddio, che cose sono queste? No, il terrore. Oddio, sono tipo caramelle, zucchero. Ma sono solide o sono morbide? Sono morbide, un po' morbide. Apriamo? Vediamo un po' che cos'è. Assaggi tu, bisturi. Bisturi. Prego. Non c'è. No, questo è mio. Me lo sono messo da parte apposta. Vedi che colore? È inutile che provi a leggere, non sai il kanji. Niente, lui che prova a leggere, non lo so. Quindi andiamo a vedere questi. Siamo nei caramelle, i Fruit Joy. Sembrano. Sono quelle zuccherate. Oddio, se la sono di sake.
odore di sake. Allora, vai prima tu. Odore di sake? No. Oh, sake. Vado avanti, Leo, quando... Limone? Cedrata? Sanno di niente? Dai, sai che? Madonna! Picchi il voto! Porca loro! Non mi devo sentire male? No! Ma tanto che avevo trovato dei dolci che mi piacevano! Sa che? Si chiamano Amazake Soft Jelly, non alcolico drink, sì, è un riso fermentato, quindi ricorda il sapore del sake, però è senza alcol. Madonna, come lo riconosco subito il sake ormai, visto che lo bevo sempre. Allora, buone, mi piacciono comunque. Mi piacciono niente. Quindi continuiamo. Qua che c'è l'oggetto tradizionale, mi sa. Scatolina. Un'altra ciotolina! Molto carina la ciotolina. Guarda. Sono ciotoline tipo quelle per girare il tè. Queste così. Molto carina. La ciotolina. No. Poi. Ah, oh, era così felice, mi ha messo un dolce cruciale. Qua che hai visto. No, Fairy Tail, sì! Oh, oddio, come si chiama lui? Naggia, c'ho un vuoto di memoria. Come si chiama? C'è scritto? Eh no, perché mi sa che potrebbero capitare tutti gli altri personaggi. È un anime che ho cominciato varie volte. Questo è coso, non è Fairy Tail? Sì, è Fairy Tail. Sì, Fairy Tail. Eccolo. Fairy Tail. No! Eden Zero! Eden Zero! Questo infatti non è Fairy Tail! Mia colpa, mia grandissima colpa! Veramente, stavolta abbiamo toccato! Stava lì! Oddio, ma è carinissimo! Il lucione è blu! È vero, perché che è quella di Fairy Tail, è tipo un gattino! Il lucione blu! È bianco quello di Fairy Tail! Allora, no, quelle dolce di cosa che non fanno per me, ma che cos'è? Due fazzoletti. Due fazzoletti? Mi sono sbagliati? Sono questi due fazzoletti di che cosa? Fazzoletti? Di chi tipi? Ma sei sicuro che è fazzoletti? No. Questo. O qualcosa di simile. Ma non i fazzoletti, c'è Kirby. Oh, una pezzetta, una scusami. No. No, sono gadget aggiunti così. Quelli in alto Mystery, eccoli. Mystery. Vabbè, sembrano fazzolettini, ma lo uso. Ok, che, sì. Ma lo uso. C'è abbiamo un altro oggetto? Ah, non so che è un Mystery. Ma sai che è un Mystery. Oh, oh. Ah no, 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 ci sta, ci sta. C'è un altro oggetto tradizionale. Oddio, mi sa che questo è un altro coniglietto da mettere insieme? C'era quella perché noi ce l'abbiamo già il coniglietto che era uguale con dietro questo cosino qui. Dovremmo metterlo lì da qualche parte. Il coniglietto sta su. Ah, che carino! Questo così, questo va dietro. Questo però? Non mi dica il gatto! No! Cos'è? Il drago! Questo è il dragone! La campana che suona, guarda che bellissimo il drago, così, e questo va in questa maniera, molto carino il drago. Questo tutti oggetti tradizionali, vabbè, bellini. Tocca fare un piccolo angolo zen con tutta la roba tradizionale giapponese, è molto bellino. Sì, sì, carino questo draghetto. Bellino con l'altare, con quel cosino dietro. Ok.
E adesso è arrivato il momento figure. Che lì abbiamo. Ah no, no, aspetta, c'è ancora un'altra cosa. Ma che è? Oh mio Dio! Eden Zero sempre, eh? No. Jujutsu Kaisen Zero! Jujutsu Kaisen Zero! Il muovi però! Ah sì, è vero! Zero! È zero muovi! Ah, guarda! No, è bellissimo! Ah, sono portachiave, è un portachiave! Sì, ma guarda chi ci sta! Protagonista! Oh mio! Il reale protagonista! Ma lui c'ha. Jujutsu Kaisen! Ma c'ha l'anello! Aspetta, aprilo! Si apre così! È bellissimo! C'è lui con l'anello sotto! Così, però facciamo. C'è scritto la push! Ci ho provato, ma. È molto. Sfido i giapponesi a aprire quella roba che loro c'hanno. Sono piccolini, mingherlini, non hanno forza. Vediamo un po'. Attento. Ecco. Ah, la gomma da masticare, come al solito, se non mi chiedete perché. C'è una gommina da masticare. Oddio, ma è carinissimo. C'è l'anello di fidanzamento sotto. Vabbè, chi ha visto Jujutsu Kaisen Zero è bellissimo, guarda, che cosa si riferisce, guarda quell'anellino, vedi, eccolo qua, molto carino, carino, sì, molto molto bellino questo. E ora è il momento della figure, che ovviamente ci ho azzeccato anche questa volta, ragazzi, 2 su 2, 2 su 2 e ho vinto 2 su 2 e abbiamo Spy Family e abbiamo Yor questa volta. Invece Yor non abbiamo niente di lei. Eh beh, Spy Family abbiamo avuto quasi lui. Sempre il tutto, no, anche lui, Ania, anche lui, Lloyd, Lloyd mi sembra, si sì, sale sopra, ci abbiamo avuto anche Lloyd, sì, no, Ania. Vedete che dorme su di quelle cose, mi sa. No, 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 no. Che abbiamo avuto un Lloyd. Lloyd, no, io ho sempre avuto Anya. C'è anche Anya qua dietro, su Bond. Eccolo qua. Infatti ce l'hai dietro, no, Anya. Anche il laterale, sì, sì, quello lo so, ma... ne abbiamo avute due, di Anya. Mm-mm. Mi ricordo che abbiamo avuto qualcosa, abbiamo avuto il peluche. Sì. Ha preso in macchina. Ma quello è il peluche infatti di Lloyd, ma non la figlia. Lei non abbiamo mai avuto niente. Ah, insomma, infatti questa io mi ricordo che abbiamo avuto qualcosa pure di lui, qualcos'altro oltre al peluche. Aspetta, porca trota, mi sto sfondando. Faccio io. Non esce, aspetta. Vuole lui. L'hanno messa. No, non mi piccato. Ok, via. Che mettono tutta questa scatola inutile. Poi minuscola rispetto alla scatola. Sì, infatti no. Ricordiamo che queste figure così minuscole, beh, piccole, mi sembrano sempre sui 40 euro. Noia. Questa è la sua base. Questa è della Banpresto, questa, eh? Questo è imballaggio Banpresto, eh? Questo, sì, Banpresto. T'ho detto, lo riconosco perché, guarda, questo è lo stesso imballaggio delle Q-Posket, identico. Si riconosce subito Banpresto, ma poi ci avevo fatto caso. Che ho visto Yor davanti, non ho visto la scritta. Intanto lo scatolo così, infatti ho riconosciuto subito Q-Posket. Vabbè, però se la cavano bene su. Anche se mi dispiace perché le fanno piccoline sempre. Ma sì, sono piccoline, queste stanno. Guarda che io non sto a turnazione, stanno in sconto. Si trovano anche a prezzi più bassi. Sì, certo. Anche se lì soprattutto su... quelli di Demon Slayer. GameStop te le fanno pagare l'ira di Dio. Te le fanno pagare all'incirca queste piccole così, anche 39 euro. Te le fanno pagare. La volta io? Sì. Ricordo che Yor c'ha quelle cose in mano.
così. Questa andrà in esposizione vicino a Ania. Allora, qui puoi vedere come va. La nostra Dior. Ok, testa fissata, eccola qua. Signor. Tutto ciò è più difficile tirarle fuori che montarla. Tutta la inserire questa qua. Sì. Però combiniamo a montare prima le aste. Ok. Allora. Così. Ma si vede che non hai visto specie a me. Sì, l'ho visto. Non l'ho finita. Ancora la prima stagione, ma. Ok, ci sei? Basta. Mani questa qua. Giù, non se c'è uno straccio troppo, ok, guarda il secondo, carina, è carina, le uniche diciamo figure piccole che concepisco sono le Nendoroid, la questione di questo personale. Ecco, per esempio quella è tutta un'altra faccenda. Questa sì. Ed ecco Yor all'attacco. Ok. Durante una delle sue missioni da sicario. Ok. Quindi, beh, penso che... diciamo che questa qui sotto alcuni aspetti da gennaio mi è piaciuta di meno. Sì, decisamente. Molto di meno rispetto giustamente all'altra figura che dicembre è molto sicuramente più grande. Una buona, un buon mese è stato, sì, veramente sì, molto, sì. molto più generosa. Sì, anche sul fattore peluche e anche altri gadget come il tappetino, la borsetta e poi soprattutto la cosa che è troppo meglio. Ah, comunque ci poteva capitare, oltre a Yor, okay, anche Lloyd o di nuovo Ania. Ci poteva capitare Ania con Bond che si abbracciavano. Basta, meno male. Basta, già ce l'abbiamo Ania con Bond. Infatti io avrei preferito più... cioè, più Lloyd. Però vabbè, anche Yor è molto carina. Comunque eccolo qua. Questo qui... no, praticamente questo qui è un portafazzoletti. Ah, ci metti quello? Vai, più o meno sì, portafazzoletti. Poi tocchi ora, è giusto. Quindi un kawaii traditional, quindi sono due traditional product, di cui uno era il dragone sicuro, l'altro era il mystery. Scusa, il mystery kawaii product, quindi era quello. Questo era il Mystery Kawaii Product. Questo qua. Ok. Molto, molto carine. Quindi. Beh, diciamo che se dovessimo dare un voto. Ci stava anche questo brush, però. In questa, sì, 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 ci stava anche questo. Diciamo questa qui darei un 8,5, quella di dicembre, questa è un 7,5. Sì, sì, sì. Beh, guarda, anche è più una questione, 9, quasi. È più una questione di forse anche affezione, perché il peluche a noi piace di più il personaggio, Eden Zero non lo conosciamo. È carino, è sempre carino.
Sì, forse la, per assurdo la cosa che mi è piaciuta di più è il porta Surface o tablet in generale che non abbiamo, e, però mi piace, sarà che ho adorato Zombie 100 soprattutto anche per la, l'argomento che tratta e lo stile, beh, lo stile ufotable, sappiamo benissimo che tipo di anime fa, come la qualità. Molto bello, saremo a vedere poi la seconda stagione, visto che per la prima abbiamo dovuto soffrire. Sì, perché c'è stato uno stop prima di Natale. Cioè problemi di produzione, non abbiamo indagato comunque a fondo, però l'importante è finita. È stato bello, però abbiamo atteso gli ultimi 4 episodi, è valsa la pena. 3 mesi? 2 mesi? Abbiamo aspettato un bel po', sì. Vabbè, comunque nel succo, scrivete nei commenti quello che vi è piaciuto di più a voi tra le neon box, quelle che abbiamo trovato all'interno. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se invece non avete attivato ancora la campanellina, attivatela in modo tale da ricevere tutte le notifiche. E mi piace pure. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, mettete un like e nella parte sotto dove andate a mettere il like, se scorrete, troverete anche un grazie. Se ci date un super grazie ve ne saremo molto grati, perché supportate il nostro canale. Quindi, detto questo, ci rivediamo alla prossima Neon Box di febbraio, dove ricordiamo ci sarà Auti, Totoro, Delicious in Dungeon. Oddio, e il quarto qual era? Il quarto praticamente è... vediamo un po' qual era, che non mi ricordo. Pokémon, sì. Sì. Quindi, alla prossima Neon Box e alle prossime unboxing che vi aspettano qua dietro. Ciao ciao!